È Halloween, è la serata dei travestimenti, delle zucche, dei dolcetti e del cinema horror. Magari avete invitato degli amici per una festa a casa, o magari avete in mente una serata a tema con i vostri partner. Insomma, volete tirare fuori il visore e godervi una bella esperienza horror in realtà virtuale da condividere. Vi capita sotto gli occhi il nuovo prodotto Meta, Eli Roth's Haunted House Trick VR Treat. Un film live action con protagonista Vanessa Hudgens, che vi ricorderete da High School Musical e qualcuno da Spring Breakers, che è stato presentato in anteprima su Horizon Worlds e che adesso è disponibile su MetaQuest TV. Sembra la scelta perfetta, una produzione first party diretta da un regista che il genere lo mastica da 20 anni e che ha all'attivo produzioni come Hostel, Hostel 2, Cabin Fever, Il Mistero della Casa del Tempo, tutti successi commerciali e in alcuni casi anche di critica. Are you sure you're ready? Yeah! Last chance! Yeah. Wait, what? Trick or treat. Lo fate partire e 30 minuti dopo l'unica cosa che vi fa desistere dal chiedere un rimborso è che il film era disponibile gratis. Ma cos'è andato storto? Innanzitutto dobbiamo fare un paio di premesse. La VR è il medium perfetto per l'horror. Per ovvi motivi, cioè immersione, immedesimazione e anche il metodo di frizione. In sostanza siete al buio, separati dal mondo esterno e senza quella distanza di sicurezza che vi può concedere un monitor o il televisore. E infatti i videogiochi horror in VR sono molti e sono spesso eccellenti, e quando non sono eccellenti sono almeno efficaci. Il cinema invece ha sempre fatto un po' più di fatica a ritagliarsi uno spazio in questo nuovo settore dell'intrattenimento. Lo store è pieno di esperienze in full CGI a 360 gradi, quindi realizzate all'interno di motori grafici e in animazione. Mentre di esperienze in live action, cioè girate con telecamere e attori e set reali, ce ne sono pochine, se escludiamo i documentari che invece sono spesso di ottima fattura. E l'horror in particolare sembra essere appannaggio di quei prodotti che sono stati confezionati da reparti marketing per il lancio di film tradizionali in flat, come l'esperienza VR di It, di The Nun, di Don't Breathe o di Nightmare. I didn't forget about you. Prime time, bitch. Ma insomma, perché? I motivi sono molteplici. Come spiega lo stesso Eli Roth nel backstage del film, che parte in autoplay quando finite l'esperienza, girare in VR è difficile. Una visuale a 360 gradi significa che non c'è spazio per nascondere la troupe, le attrezzature, le luci, e bisogna costruire dei set completi, cosa che spesso costa un sacco di soldi. E infatti il buon Eli Roth ha deciso di optare per la solita, noiosa, limitata visuale a 180 gradi. Ma non solo, i video a 360 gradi, o in questo caso 180, si possono girare con due metodi. Il primo monoscopico e il secondo stereoscopico. Che cosa significa? I video monoscopici sono girati con delle telecamere che utilizzano una sola lente per ogni sezione del campo visivo, per poi mettere insieme un'immagine che viene sostanzialmente proiettata su una sfera che avvolge lo spettatore. L'immagine è quindi piatta e non c'è sensazione di profondità. I video stereoscopici invece sono girati con telecamere che hanno due lenti per ogni sezione del campo visivo e che poi creano l'illusione della profondità con lo stesso metodo, più o meno, di quello che si usa nei film in 3D da vedere con gli occhialini. Il primo metodo è molto economico ed è più semplice da realizzare sul set e in post-produzione, mentre il secondo richiede maggior impegno e maggior dispendio di risorse. Provate a indovinare quale ha scelto Eli Roth per il suo Haunted House. This is how you fill a room with candy. Movie magic. Ci ritroviamo quindi davanti a uno schermone gigante all'interno del quale si susseguono scene illuminate a giorno, con attori poco convinti, un trucco e parrucco da recita delle medie e soprattutto ben poca tensione. Ma ripercorriamo al volo la storia. Fate parte di un gruppo di ragazzini che segue una giovane vestita da fata fino alla porta di una casa che si dice essere posseduta. La casa si rivela effettivamente posseduta, venite inseguiti, drogati tramite caramelle e rapiti, e alla fine, colpo di scena, la ragazza vestita da fata era in realtà una strega. This will hurt.
Già, perché Eli Roth, immagino in accordo con Meta, ha deciso, invece che regalarci un bel hostel in VR a distanza di 20 anni, di girare un film per bambini. Nonostante in teoria il Quest i bambini manco lo potrebbero usare. Finendo col proporre un prodotto che non ha un vero target e che soprattutto sfrutta malissimo le potenzialità della VR. Anche tralasciando l'aspetto cheap dell'intera operazione, che è sicuramente dovuta alla mancanza di budget, ma anche alla tendenza di Roth di replicare sempre quell'estetica dei film di serie Z che gli piacevano da ragazzino, Haunted House non sembra un film pensato per il visore. Il campo visivo ridotto, l'assenza di stereoscopia e una messa in scena che non invoglia mai a esplorare l'inquadratura alla ricerca di dettagli che non sono al centro dell'immagine, sono tutti peccati capitali del cinema in realtà virtuale. E sono tutti errori che commettono molti registi, anche affermati, del cinema tradizionale quando vengono a fare esperimenti in realtà virtuale. Don't just stand there, give me a goddamn hand! What are you trying to get us killed? Eli Roth e i suoi colleghi hanno ancora molto da imparare sulla VR, ammesso che ne abbiano voglia. Haunted House, che in quanto produzione originale Meta poteva dare una bella scossa al genere, ne è la dimostrazione lampante. Il suo unico pregio, almeno non fa come The Limit di Robert Rodriguez, un altro regista di cinema tradizionale prestato alla VR. Caro Robert, il montaggio frenetico, le inquadrature ardite e la telecamera a mano sono elementi molto esaltanti nel tuo cinema in flat, ma in VR l'unico effetto che hanno è quello di farmi quasi vomitare sul tappeto. Per concludere, Eli Roth's Haunted House Trick VR Treat è un fallimento sotto tutti i fronti, a partire dal titolo con quel dozzinale gioco di parole, e dimostra che il cinema commerciale di genere in VR ha ancora tanta, tanta strada da fare. Is that glue? Did one of those things glue on you? Listen, are you infected? Did one of those things glue on you? Tell me if you're infected or not! Is that a question, my father?